Un salutissimo agli amici di Medico Snake. Allora, ragazzi, si cambia nuovamente inquadratura perché diciamo che la solita inquadratura stava diventando un pochino noiosa e monotona. Quindi cambiamo nuovamente inquadratura. Ma non è di questo che voglio parlarvi, ma voglio parlarvi di questo registratore vocale che ho acquistato qualche settimana fa, di cui vi ho portato anche un unboxing ed anche un'audioprova. E di quell'audioprova alcuni di voi che hanno visto quell'unboxing mi hanno detto: sì, ma l'audio non mi piace, è di pessima qualità. Allora, premetto che quando ho fatto l'unboxing l'ho provato così come uscito dalla scatola, quindi era settato sulla bassissima qualità dell'audio. E come potete sentire in questo video, ma anche dall'altro video di domenica scorsa, la qualità è nettamente migliorata. Ma le chiacchiere stanno a zero, ma ve ne voglio parlare di lui subito dopo la sigla. Allora ragazzi, beh, io sono solito a partire parlandovi della confezione, presentandovi la confezione di questo dispositivo, però la evito perché non ci sta nulla di particolare se non il solito manuale di istruzioni in tutte le lingue. Non ve lo mostro nemmeno perché è inutile, ma voglio andare subito al succo del dispositivo perché questo registratore di Sony, per quanto riguarda l'audio, mi ha soddisfatto veramente molto per quanto riguarda la registrazione audio. Allora, parliamo un po' di lui. Come potete vedere, piccolino, maneggevole, sta nel palmo di una mano e molto molto leggero, quindi anche di facile trasportabilità, e lo possiamo inserire anche, non so, magari in una tasca dei pantaloni, muoverci liberamente quando stiamo registrando un video, sia in interna sia in esterna. Che rispetto al mio smartphone pesava un pochino, ma questi sono particolari. Allora, ve lo presento un attimino. Sulla parte laterale destra troviamo lo slide che va a bloccare tutti i pulsanti del dispositivo non appena noi cominciamo a registrare un audio. E poi troviamo il connettore mini USB che ne consente sia la ricarica e sia la connessione USB al nostro computer. Mentre invece sulla parte laterale destra troviamo il bilanciere del volume, il pulsante che ci consente di dividere le tracce audio direttamente dal dispositivo e il pulsante che ci consente di eliminare la traccia audio registrata dal registratore. Sulla parte alta troviamo due connettori, ovvero il connettore che ci consente di collegare le cuffie e ascoltare le nostre tracce registrate direttamente dalle cuffie, il connettore che ci consente di collegare il microfono, e troviamo anche un altoparlante di sistema che al tempo stesso ci fa anche da microfono. Mentre invece sulla parte frontale troviamo un LED di notifica, soprattutto che è molto particolare perché nel momento in cui noi iniziamo a registrare l'audio, lui resta lì fisso e ci indica che l'audio è partita, la registrazione è partita. Mentre invece, se lo mettiamo in pausa, comincia a lampeggiare, mentre invece si spegne del tutto se noi finiamo di effettuare una registrazione audio. Troviamo il display dove passano tutte le informazioni del caso e tutti quei pulsanti che ci consentono di entrare nei menu, scegliere la cartella pre-registrazione, il pulsante play, il pulsante di registrazione, il pulsante stop, i pulsanti che ci consentono di navigare all'interno delle tracce audio registrate e un altoparlante di sistema nella parte più bassa. Allora, parliamo del menu. Non sto a dirvi tutto il menu, ma voglio parlarvi di una funzione in particolare, ovvero quella del settaggio audio in alta qualità. Per settare la registrazione audio in alta qualità, premere una volta il pulsante menu, poi di conseguenza premere il pulsante play, e qui ci dà la possibilità di scegliere tra quattro diverse modalità di registrazione: dalla qualità LP, ovvero quella di scarsissima qualità ed è quella lì che ho utilizzato nel video unboxing, fino alla SHQ, ovvero Super High Quality, altissima qualità. Quindi ragazzi, io ve la consiglio vivamente.
Un'altra funzione di questo registratore vocale sta proprio sul pulsante laterale destro ed è quello che ci consente di eliminare la traccia audio direttamente dal dispositivo. Quindi ragazzi, se volete cancellare una traccia audio registrata, vi basta tenere premuto per selezionare quella desiderata e tenere premuto nuovamente poco dopo per andare a eliminarla. Ovvio che se poi volete cancellare l'intera memoria da 4 giga, perché voglio ricordarvi che questo registratore vocale è da 4 giga di memoria integrata, beh ragazzi, entrare nel menu ed effettuare la formattazione della memoria. Parliamo di quella che è la batteria. Allora, qui mi sono fatto fregare perché quando ho fatto l'acquisto non ho letto il particolare e credevo che ci fosse una batteria proprietaria integrata, invece non è stato così. Mi sono fregato con le mie stesse mani, ma vabbè, tralasciamo questo particolare perché all'interno, sulla parte posteriore, troviamo due batterie in formato mini silo che potete sostituire anche con delle batterie ricaricabili. Quindi ragazzi, all'interno della confezione trovate due batterie in dotazione che vi metterà Sony nella confezione. Sì, durano tanto, però vi consiglio comunque delle ricaricabili. La pecca di questo registratore vocale, ragazzi, è che quando vogliamo fare una registrazione audio, purtroppo il solo microfono nell'ingresso microfono collegato non va bene, quindi dobbiamo passare da un adattatore. Quindi collegare l'adattatore nell'apposito ingresso per il microfono e allo stesso adattatore collegare un microfono esterno, perché altrimenti se utilizziamo il microfono esterno senza l'adattatore rischiamo di perderci l'audio e non viene registrato. Quindi passare dall'adattatore e collegarlo poi dopo al registratore vocale. Allora ragazzi, per quanto riguarda la qualità audio di questo registratore, la state ascoltando anche in questo video, quindi è abbastanza pulita, chiara, bilanciata, non mi crea nessun disturbo, e in fase di editing non va a perdere di qualità, ovvero diciamo che un po' di qualità la va a perdere, però riesce a mantenere comunque l'alta qualità. Quindi ragazzi, che vi devo dire? Questo registratore vocale di Sony, beh, devo dire che sono stati circa 35 euro meglio spesi di questo canale, perché sapete che quando si registra un video qui su YouTube la cosa fondamentale è l'audio, che deve essere, non dico di ottima qualità, ma almeno di buona qualità, e questo qui è riuscito a soddisfare i miei requisiti. Quindi ragazzi, che devo dirvi? Io credo di avervi detto tutto. Quindi se volete qualche informazione in più su questo registratore vocale della Sony, qua in basso in descrizione vi lascio il link per andare a leggervi tutte le informazioni del caso e perché no magari acquistarlo. Quindi ragazzi, già lo sapete, aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti, sia per quanto riguarda l'audio di questo video, ma soprattutto per quanto riguarda questo piccolo registratore vocale. E oltre a farmi sapere la vostra qua in basso nei commenti, lo sapete, lasciate anche un bel pollicione in su se questo video vi fosse piaciuto, e non solo, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, e penso che debba preparare già il video dello speciale dei 10.000 iscritti, perché ci stiamo avvicinando. Quindi ragazzi, abbiamo superato abbondantemente i 6.000, ma questi sono particolari. Oltre a questo, condividete questi video perché aiutano molto il canale, ma soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. Sono presente anche su Instagram perché è diventato il mio social primario, là dove posso parlare con tutti voi, dove vado a postare tutti gli aggiornamenti. Insomma, se volete farvi una chiacchierata con me, utilizzate Instagram @mythicalsnake e parliamo tranquillamente di tutto ciò che volete. Quindi ragazzi, questo video lo termino qua, non ho più nulla da dire e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!